Allora, i La Plonge nascono nel 2005. La musica autore in Italia è sempre stata ottima e sempre sarà ottima, perché abbiamo, secondo me, forse gli altri, non tanto noi, però abbiamo una qualità di canzoni molto alta, l'abbiamo sempre avuta e penso che ce l'avremo ancora. Sardegna ugualmente, in questo momento anche a Sassari e anche dalle altre parti c'è una qualità molto alta, secondo me, molto più alta rispetto agli anni 80 e 90. E musica, secondo me, una volta che fai canzoni tue, è comunque musica d'autore, non è legato né al suono, il discorso, né al, e all'impegno che ci metti, a quello che vuoi dire. Ci sono i Primo Chef, ci sono a Sassari perlomeno, ci sono i Lux, ci sono i Green People, Carlo Donedo, insomma, qualcuno lo dimenticherò. B-side, Federico. La scena live non so in realtà quali prospettive possa dare, è meglio che ci si può augurare di continuare a suonare fin quando si può. Sono i locali, molti bar si prestano, molti locali notturni, però hanno sempre problemi come per gli orari, per la mute, il rumore durante la notte, eccetera. E per le sale prove lo stesso, sono abbastanza poche. Non esistono molti spazi per, come sale prove, ci sono varie realtà tipo le officine musicali, sono poche. Rispetto alla mole di musica che si vuole fare e che si sta facendo, sono molto poche. Noi spaziamo abbastanza come influenza, perché ci piace per esempio il pop anni 80, il techno pop, insomma un sacco di cose. Per quanto riguarda la musica d'attore, non so, tutti e due abbiamo gli altri, Ivan Graziani, insomma queste cose qua. Gli ultimi anni sono bellissimi lo stesso, perché poi c'è stato Daniele Silvestri, Max Gazzè, i Baustelle che fanno secondo noi roba molto vicina. Però se devo dire un nome su tutti, per noi, a parte Ivan Graziani, è Federico Fiumano. Allora, Babula, se non mi ricordo male, è una canzone dei Cordas e Cannas. A Babula, Babula, in a Babula, Gesuino, grandissimo. Acqua alla gola. Quello pensava che fosse una storpiatura di Lola Paluzza. Ah, finissimo. No, vuol dire proprio una parola, proprio ha un significato, non è una storpiatura di Lola Paluzza. Abbiamo iniziato quindi, assieme. Quindi auguri a Barbara. E arrivederci fra 15 anni per Gabriella, il prossimo concerto. Ida. Rossana. Sì, auguri, tantissimi auguri. Tra l'altro abbiamo quasi iniziato assieme. I primissimi concerti. Ci facevano suonare loro e anche oggi si fa. No, è vero.